Ciao, sono Letizia Vittoriano. Oggi voglio condividere con voi un'esperienza che ho fatto qualche settimana fa, relativa a un seminario che ho seguito grazie a Mastercoach Italia, dal titolo Sviluppare la leadership praticando la gentilezza. Il seminario è stato realmente entusiasmante. L'ho seguito soprattutto perché attratta dal titolo. Il binomio leader e gentile mi ha sicuramente attratta. E anche capire come certe dinamiche possono essere sviluppate all'interno della leadership per fare in modo che chi lavora con noi può adempiere anche a risultati specifici senza avere quella autorità che siamo abituati a pensare quando ci relazioniamo con un leader. Questo perché? Perché, come ha spiegato Nicoletta Santoro, la docente che ha tenuto il seminario, essere leader non significa assolutamente essere una persona autoritaria, ma essere gentile, avere quell'empatia verso l'altro che porta ad avere un fine comune, che porta a riconoscersi nell'altro e soprattutto a conoscere le sue capacità, le sue potenzialità e farle emergere. Quello che mi ha colpito di più è proprio il capire come il prendersi cura dell'altro è fondamentale. Essere un pro altri e non individualistico io permette sicuramente di far realizzare le persone che ci stanno vicino e portarle comunque a raggiungere assieme la felicità tanto aspirata. Questo è quello che più mi ha colpito, quello che sento di condividere per comprendere soprattutto come praticare la gentilezza con l'ascolto empatico, rivolgere il proprio sguardo verso l'altro senza giudizio soprattutto, ma solo con il desiderio di un reale supporto, sia quanto di più significativo possa manifestarsi in qualunque tipo di relazione. Un leader gentile, amorevole, che fa la differenza in un mondo dove per essere qualcuno si ostenta solo la propria autorità. Ringrazio Mastercoach Italia, ringrazio Nicoletta Santoro per avere un'opportunità di crescita e riflessione che è fondamentale per chiunque, sia che si occupi di leadership in una grande azienda, sia che lo faccia come professionista, ma anche semplicemente per un padre o una madre, leader per i propri figli. Grazie.